Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati e ben ritrovate a tutte sul canale di Rubaldo. Oggi siamo qui su un video particolare, un video tag, un video dove sono stato sfidato, diciamo tra virgolette, da un amico che poi avrò anche piacere di presentarvi più avanti nel video. E oggi siamo qua non tanto per parlare di Rubaldo, dei piani di Rubaldo sul canale, sulle prossime uscite, ma siamo qui un po' per parlare di me. Prima di iniziare però con il video volevo avvisarvi che questo sarà appunto l'ultimo video che verrà pubblicato sul canale prima delle vacanze, diciamo del ponte di Ferragosto. C'è bisogno di staccare un attimo anche da tutta questa routine e quindi ci sta proprio portarvi questo video anche per parlarvi un pochettino di me. Forse alcuni, ma non tutti, sanno che io mi chiamo Francesco, ho 27 anni e vivo a Cagliari. Vi racconterò la mia storia fino ad oggi, ovviamente senza essere troppo logorroici e senza metterci tanto. Sì, da bambino ero interessato tantissimo al mondo della natura e degli animali. Infatti, quando andavo a casa di mia nonna, che aveva un giardino immenso, il mio habitat naturale era proprio quella del giardino, dove lì potevo vedere qualsiasi tipo di animale, dalle farfalle agli uccelli, agli insetti, cosa che magari molti bambini o ancora tutt'oggi alcuni ragazzi schifano. A me piacevano tantissimo, li prendevo, li studiavo, li guardavo e tutti pensavano appunto che quella fosse, diciamo, la mia strada magari per un futuro. In realtà così non è stata, ovviamente. Successivamente, passando gli anni e con l'avvento della tecnologia, uscì la prima PlayStation 1. Non fui io quella persona che la ricevette per primo, ma fu mio cuginetto, che era più piccolo di me di 3 anni. Ci giocai insieme a lui in occasione di un Natale e da quel giorno mi innamorai di questa console e delle sue innumerevoli capacità. Da lì diciamo che iniziai a distaccarmi molto da quelle che furono le mie passioni iniziali, cioè stare all'aria aperta, stare a studiare la natura, conoscerla, e iniziai proprio un processo, un cambiamento, un'evoluzione per molti versi magari anche negativa, in quanto appunto un bambino, un ragazzino ha bisogno comunque anche nell'età della crescita di uscire, spaziare eccetera. Mentre io mi dedicavo molto ai videogiochi, ero molto preso da queste console, da questi giochi che continuavano ad uscire anno dopo anno, ovviamente però senza mai perdere l'occasione di uscire con gli amici, di stare immerso nella natura, ma diciamo che le cose si bilanciavano in quanto l'interesse era molto molto presente in me. E a questo punto direi di fare un salto spazio-temporale e arrivare direttamente alle superiori. L'indirizzo che scelsi all'epoca fu l'Istituto Tecnico per Geometri. Lì conobbi, o meglio rincontrai, un carissimo amico che ancora tutt'oggi siamo veramente ancora in contatto e ci sentiamo spesso, con il quale condivisi tutti gli anni fino al diploma. In quegli anni le nostre passioni cambiarono, perché ci dedicammo all'assemblaggio, alla costruzione e alla pittura di alcune miniature che non so se voi conoscete, chiamate Warhammer. Una passione veramente strana, nuova, ma che mi affascinava tantissimo, in quanto una volta assemblate, pitturate, costruito una serie di esercito che costituiva un'armata fantasy, avevo le orde del caos, si poteva anche giocare con gli amici seguendo delle regole da un manuale abbastanza complicato, che infatti riuscimmo, diciamo, a imparare grazie anche all'aiuto di un'associazione dove appunto si riunivano tutta una serie di ragazzi, dove si poteva giocare con queste miniature. E quindi, diciamo, la sorpresa non finiva solamente a casa, ma poteva continuare anche al di fuori della casa, giocando anche con altri ragazzi. In contemporanea nacque anche un'altra passione, ovvero quella delle carte collezionabili di Magic, un altro gioco che per molti può sembrare un gioco da bambini, in realtà ancora tutt'oggi conosco coetanei di 30 anni o più che ci giocano e fanno tornei. Un gioco molto complesso anche quello, se giocato ad alti livelli, che mi ha accompagnato veramente per tutti quegli anni del diploma. Una volta diplomati le nostre strade un po' si sono divise, ognuno ha intrapreso la sua. Io mi sono preso, non diciamo un anno sabbatico, ma un anno per iniziare a capire cosa volevo realmente dalla mia vita, e capii che la mia strada era quello di intraprendere le forze armate. Iniziai a studiare dei quiz, iniziai a informarmi andando a destra e a sinistra per sapere che titoli bisognasse avere per
per poter partecipare a questi concorsi e una volta procurati anche un po' di titoli per poter partecipare, purtroppo ebbi la brutta notizia che non potevo più prendere parte a questi concorsi in quanto ho un problema fisico che è reputato, diciamo, invalidante al fine di poter intraprendere questa carriera. Il problema era quello dei piedi piatti, io ho un piede piatto abbastanza grave di terzo livello, completamente piatto, e risultava all'epoca, perché adesso le regole sono anche un po' cambiate, ahimè, sfiga ha voluto, in quanto, diciamo, con questo piede si fatica moltissimo a intraprendere, diciamo, le marce, le cose varie, e quindi loro hanno preferito scartare tutti i partecipanti che hanno questo problema. E quindi, voltando la pagina, passò un anno e decisi di sfruttare appunto il diploma da geometra per continuare la professione da geometra. A quel punto mi rivolsi ad un amico che già frequentava uno studio tecnico nel quale si trovava abbastanza bene. Lì iniziai appunto la mia carriera come tirocinante geometra e la completai dopo un anno e mezzo, e mi ricordai che in contemporanea, in quell'ultimo mezzo anno, lavorai anche in discoteca, quindi un lavoro notturno che, seppur pesante perché si iniziava alle 10 di notte e si finiva spesso alle 8 del mattino, mi aiutava veramente a liberare la mente, a rilassarmi, a godermi un mondo diverso, non più da tavolo, quindi un lavoro di mente, ma un lavoro più fisico dove potevi appunto rilassare la mente ma allo stesso tempo divertirti. Lì conobbi davvero tantissimi amici, uno staff veramente bello all'epoca, che poi piano piano si divise e con esso finì, diciamo, anche la mia carriera, poiché beccai una brutta infezione, ovvero la mononucleosi, e lì iniziò, diciamo, un percorso un po' invalidante per me che portò a fermarmi sia dal lavoro e sia allo studio per l'esame di stato da geometra. Però, ragazzi, in contemporanea, diciamo, alla mia dimissione dall'ospedale e al mio recupero delle energie, successe una cosa bellissima in quella settimana, in quel mese. Ho potuto conoscere, insomma, la ragazza della mia vita, perché ormai siamo insieme da 4 anni. Questa ragazza è Laura, che avete potuto conoscere in diversi video che ho anche portato nel canale, ed è stata veramente la forza che mi ha aiutato a rialzarmi da quel periodo che era veramente buio per me. Era un periodo di sconfitta, di malessere fisico, perché questa malattia, pur essendo comunque sia facilmente guaribile, ti lascia degli strascichi col tempo che sono difficili da recuperare, che però passano, per fortuna. E insomma, grazie al suo aiuto e anche psicologico e alla sua presenza, mi ha aiutato veramente tantissimo ad uscire da una situazione un pochettino pesante. Questa, diciamo, che è una delle parti ovviamente più gioiose della mia vita. E Francesco non è ovviamente solo amici, amore e lavoro, ma è anche una persona che ha tanti interessi, oltre ovviamente al campo dei videogiochi, che forse è sempre quello al primo posto negli interessi generali. Piace tanto disegnare appunto con programmi tecnici, quindi progettare, mi piace creare immagini con Photoshop, mi piace creare video, creare contenuti multimediali, insomma, di vario tipo. Questa passione mi ha aiutato anche a rimuovere un pochettino di soldini, in quanto ho potuto intraprendere alcuni lavoretti che, come ben sapete, ho potuto utilizzare anche parte di questi guadagni per upgradare la mia attrezzatura per poter produrre video. Piano piano ho comprato una scrivania, ho comprato prezzi migliori per il computer, ho comprato un microfono professionale per aumentare la qualità dell'audio, ho preso una webcam per farmi vedere, insomma, tutta una serie di cose. Mi piace anche praticare sport, ho sempre praticato sport sin dalla tenera età, facevo basket, poi ho fatto atletica, ho cambiato veramente tantissimi tipi di sport, ho praticato anche kickboxing e poi mi sono dedicato ormai da 4 anni a questa parte, sto facendo palestra, quindi sala pesi normale per tenermi un po' in forma, anche se magari non si vede tantissimo, comunque sia, è importante fare movimento e staccare un pochettino, un'oretta e mezzo dalla propria giornata durante la settimana per dedicare anche a se stessi. Dopo questo periodo, diciamo, un po' sfortunato, rincominciai a trattare la materia del geometra entrando in diversi studi tecnici, dove ho potuto appunto perfezionare le mie capacità, poter vedere altri tipi di lavori che mi piacevano anche tanto, in quanto ho sempre avuto una predisposizione e anche un certo senso dello spazio che mi aiutò davvero tantissimo nella professione. Purtroppo questa professione non è andata avanti, in quanto ho
incontrato numerose difficoltà sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio umano con questi datori di lavoro che purtroppo mirano sempre più che altro a sfruttare la persona che vanno ad assumere più che aiutarla e farla realizzare. Detto questo, ragazzi, lì diciamo che è un po' crollata la carriera da geometra e anche un po' la fiducia, diciamo, in questa mansione, in questo genere di mansioni, e quindi da lì mi sono un po' dedicato a qualcos'altro, a qualche lavoretto, diciamo, per mantenermi, perché nonostante avessi un lavoro fisso ho sempre cercato di gestirmi le spese. Però ragazzi, esattamente l'anno scorso, anche in contemporanea, diciamo, all'apertura del canale, che è stato aperto più o meno in estate in questo periodo, quindi ormai siamo un anno insieme che ci vediamo quotidianamente, ho voluto dare una seconda chance, o meglio, mi hanno voluto dare una seconda chance proprio nel campo del geometra. Iniziai un percorso di tirocinio per farmi conoscere, perché ormai nelle aziende non ti prendono più in base ai titoli, ma vogliono prima testarti, prima vedere quello che sai fare. Bene, mi sono voluto mettere in gioco di nuovo gratuitamente per un mese e mezzo. Fatto sta che hanno voluto sfruttarmi ancora una volta e quindi mi sono dovuto ritrovare nuovamente senza lavoro e con un mese e mezzo perso praticamente. E qui decisi proprio di metterci una pietra sopra, però in contemporanea vi racconterò in parallelo la storia che mi ha portato qua su YouTube. Ovvero, una notte con gli amici eravamo a cena e si parlava del più e del meno. Fatto sta che ad un certo punto uscì l'argomento di YouTube e del notevole successo che stavano avendo alcuni YouTuber, ovviamente si parla di big, quindi con milioni di iscritti, che avevano fatto di questo piccolo hobby una professione con la quale si mantenevano, non solo ebbero appunto l'occasione di guadagnare, di mettere da parte un po' di soldini, ma anche di poter partecipare a eventi in tutto il mondo, farsi conoscere, girare il mondo grazie a questa professione. Da lì mi venne appunto in mente l'idea di aprire un canale e dedicarlo alle guide degli MMORPG. Un genere di gioco che ho sempre amato e sempre giocato. Da lì appunto iniziai la mia prima strada. Oggi mi ha portato qui dove sono. Ovviamente il mio genere è un po' cambiato, ma anche è giusto così, perché ci si adatta, ci si evolve, si capisce meglio cosa si vuole. Però come vedete non ho mai abbandonato la strada delle guide, che fu quella che mi lanciò proprio su questa piattaforma. Ovviamente io, a differenza di Big, ho intrapreso questo percorso su YouTube non tanto nella speranza che un giorno possa diventare una fonte di guadagno, anche perché sono sicuro che sarà molto difficile, praticamente impossibile, ma l'ho fatto perché intanto ritenevo giusto impiegare il mio tempo, anche non lavorativo, almeno con la speranza di produrre qualcosa di utile anche per gli altri e non solo dedicarla egoisticamente a me per il gioco, per divertirsi, ma anche fare qualcosa di costruttivo che vi dirò, ragazzi, per me, oltre che essere appunto un motivo di svago YouTube, un motivo per conoscere nuove persone, perché ne ho conosciute veramente tantissime, è stato anche un motivo per mettermi in gioco, per imparare nuovi programmi, perché senza YouTube mai mi sarei immaginato che un giorno sarei stato in grado di editare dei video, di aggiungere musiche, di aggiungere effetti particolari, di poter creare delle copertine magari un po' più decenti di quelle che uno può creare con un programma qualsiasi per cellulare. Quindi insomma mi sono anche impegnato a studiare tutta una serie di programmi che poi alla fine non mi sono serviti solamente per YouTube, ma anche, come vi ho potuto già spiegare, anche per fare dei lavoretti che ovviamente non possono costituire una fonte di denaro certa, ma ti aiutano comunque sia nelle piccole spese. Ovviamente la mia speranza è quella di crescere il più possibile su questa piattaforma, ma soprattutto di godermela, di stare spensierato, di utilizzare questo tempo per stare meglio. Io da quando faccio anche soprattutto le live, parlo con voi, ho la possibilità di poter interagire con voi, sto bene, sto proprio molto bene mentalmente, perché mi aiuta appunto a parlare tanto di più del meno. Spesso anche quando si gioca si parla d'altro, altro che non c'entra nulla col gioco, e questo mi piace tantissimo. Quindi ragazzi, niente, questo per me è un'esperienza bellissima, è un'esperienza che prenderò come sempre come un hobby, non come un lavoro, anche se effettivamente per produrre video e contenuti utili il tempo che ci si impiega è paragonabile a quello di un lavoro molto spesso e volentieri, però si affronta ovviamente con uno spirito diverso, perché ovviamente quando uno fa una cosa piacevole e ci dedica,
facciamo tutta la buona volontà, si fa con molto molto più piacere e produttività. E quindi ragazzi, questa è la mia piccola storia. Ovviamente è una storia che fa un po' riflettere, perché sono passati tanti anni, esperienze sono state tante ma non sono state decisive. Questo mi ha portato anche a prendere una decisione quest'anno, ovvero quella di intraprendere uno studio per finalmente entrare all'università, che credo che sia una cosa importante che tutti dovrebbero affrontare, ovviamente pensando bene a quello che si vuole fare, perché il tempo è oro e scorre velocemente, quindi bisogna darsi anche una mossa. Nella speranza appunto di poter frequentare l'università, continuerò ovviamente questo percorso che ho intrapreso insieme a voi molto molto volentieri. E niente ragazzi, io vi auguro comunque sia una buona vacanza. Se siete arrivati fino a qua, vi ringrazio, e ringrazio anche Dottor Pang, il canale di Dottor Pang, che metterò qua sotto in descrizione, che mi ha lanciato questa sfida per raccontarvi un pochettino la mia storia. Spero che insomma non vi abbia annoiato troppo e neanche troppo intristito, ma penso che sia una lezione per tutti, un po' anche per insomma capire bene cosa si vuole fare. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al ritorno delle vacanze. Bella a tutti!